Liberi dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1. Martedì 19 maggio, buongiorno a tutti e a tutte da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e bentornati a Liberi Dentro Eduradio, il nostro appuntamento quasi quotidiano della mattina che parla al carcere Rocco D'Amato e alla cittadinanza su queste onde della Radio Città Fujiko. Come ogni martedì il nostro appuntamento è con la didattica del carcere, il centro per l'istruzione degli adulti, questa volta con una pillola sulla poetessa polacca Wisława Szymborska, vincitrice del premio Nobel per la letteratura 1996. Poi i ragazzi di Constitution Zone Air affronteranno l'articolo 4 della Costituzione sul diritto al lavoro insieme al garante regionale dei detenuti Marcello Marighelli. Un tema, mi permetto di aggiungere, molto scottante dentro il carcere, siccome dovrebbe avere la funzione di promuovere la reintegrazione sociale, come si evince all'articolo 27,3, dove si prevede come finalità della pena quella di attuare la rieducazione del condannato in vista del suo rientro nella società. Ma la vera domanda è: quanti detenuti lavorano nelle carceri italiane? Bene, il 13° rapporto di Antigone ci dice che negli ultimi 25 anni la percentuale dei detenuti lavoranti è sempre più in calo a fronte di un elevato sovraffollamento carcerario. Dai dati risulta che il 25% del totale lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria soltanto per qualche ora al giorno e che invece solo il 2,2% dei detenuti lavora per una cooperativa privata o per un datore di lavoro esterno. Dunque, sembra che il diritto a lavorare in carcere diventi quasi un privilegio per pochi in periodi di sovraffollamento. Ma un'esperienza positiva proprio nel nostro carcere della Dozza è quella di Gomito a Gomito, un laboratorio sartoriale che coinvolge 8 detenuti, di cui 5 donne della sezione femminile e 3 uomini del penale. Un progetto che in questo momento è in attesa di ripartire non appena sarà possibile e che dà l'opportunità di acquisire una nuova dimensione professionale e un lavoro dignitoso e retribuito, con la speranza che questa esperienza di formazione e di lavoro possa essere in qualche modo sfruttata una volta tornati liberi. Ma a raccontarcelo bene qui con me c'è Enrica Morandi, coordinatrice volontaria del laboratorio. Ciao a tutti e tutte, un particolare saluto concedetemelo agli uomini e alle donne che lavorano con noi, non ci siamo dimenticati di voi. Sono Enrica, sono in qualità di coordinatrice del laboratorio sartoriale della Dozza. Per chi non lo sapesse, lavoriamo nel carcere da ormai 10 anni e oggi abbiamo 3 laboratori, uno esterno, attualmente per 2 semilibere, oggi quasi 3, ma la pandemia ha bloccato ovviamente anche questo, uno al femminile con 3 lavoratrici e uno al maschile con 3 uomini, 3 lavoratori. Produciamo borse, grembiuli, zainetti, sciarpe, mantelle, copricostume e ora ovviamente mascherine. Per chi non ci conosce, siamo conosciuti come Gomito a Gomito. Abbiamo scelto questo nome volutamente, abbiamo unito la via dove siete, dove noi veniamo, dove abbiamo iniziato a lavorare con le detenute e con la ristrettezza dei luoghi a voi ben conosciuti. Forza e coraggio, ragazzi e ragazze, è stata dura, è dura, ma con cauto ottimismo qualcosa si sta muovendo. C'è infatti una novità. Abbiamo avuto un incontro con la direzione LASL per la riapertura dei laboratori interni. Stiamo redigendo un protocollo sulla sicurezza necessario per la riapertura, per la tutela ovviamente di tutti. Riaprire al lavoro è tutto, è necessario, è un grosso traguardo perché significa seguire il riavvio di tutte le attività, dello studio, il ritorno dei volontari e le necessarie visite parentali per chi vive in carcere, che sono davvero, credo, assolutamente necessarie. A presto, ciao! In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere. Un amore felice. È normale? È serio? È utile? Che ne fa il mondo di due esseri che non vedono il mondo?
innalzati l'uno verso l'altro, senza alcun merito. I primi qualunque tra un milione, ma convinti che doveva andare così. In premio di che? Di nulla. La luce giunge da nessun luogo, perché proprio su questi e non su altri. Ciò offende la giustizia? Sì. Ciò offende i principi accumulati con cura? Butta giù la morale dal piedistallo? Sì, infrange e butta giù. Guardate due felici, se almeno dissimulassero un po', si fingessero depressi, confortando così gli amici. Sentite come ridono, è un insulto. In che lingua parlano? Comprensibile all'apparenza. E tutte quelle loro cerimonie, smancerie, quei bizzarri doveri reciproci che si inventano, sembra un complotto contro l'umanità. È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse imitabile. Su cosa potrebbero contare religioni, poesie, di che ci si ricorderebbe e che si rinuncerebbe? Chi vorrebbe restare più nel cerchio? Un amore felice, ma è necessario? Il tatto e la ragione impongono di tacerne. Come d'uno scandalo nelle alte sfere della vita, magnifici pargoli nascono senza il suo aiuto. Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra. Capita, in fondo, di rado. Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire. Buongiorno a tutti, sono l'insegnante Anna e vi ho appena letto questa bellissima poesia di Vaslavia Zimbowska. Descrive il meraviglioso mondo di due innamorati che vivono il loro amore, con un trasporto che quasi non vedono più il mondo che li circonda. E spesso si fatica a credere nell'amore proprio perché non lo si vive e fa nascere quasi una sorta di invidia che si trasmette in variopinte modalità. Zimbowska mette in luce questo meccanismo. L'amore felice viene genialmente visto nella sua poesia, appunto così intitolata, con gli occhi degli altri, degli invidiosi. Visto in questa prospettiva, l'amore felice è quasi inutile. Dice: magnifici pargoli vengono al mondo anche senza di esso. È anche sovversivo, cioè mette in crisi gli ordini costituiti, offende la giustizia, la morale. Sembra addirittura un crimine contro l'umanità. La Zimbowska nasce a Bnin, in Polonia, nel 1923 e in varie situazioni ha ironicamente osservato che la poesia piace a non più di 2 persone su 1000, ma in realtà nella sua patria, quindi in Polonia, la Zimbowska è praticamente una star. I suoi libri hanno venduto centinaia di migliaia di copie. Vorrei fare riferimento nel descrivere la Zimbowska a una presentazione che Roberto Saviano ha fatto a Che tempo che fa. La Zimbowska, dice Saviano, ha quasi un nome che è quasi impronunciabile. E Saviano afferma che gli è venuta in soccorso nei momenti forse più difficili, quando ad esempio ti stai perdendo, le cose sembrano molto complicate. Le sue poesie hanno una semplicità che è quasi incredibile. È una poetessa, dice Saviano, che rimette al mondo le parole, le rigenera, le ricostruisce. In una sua dichiarazione la Zimbowska ha affermato di essere stata quasi imbarazzata alla consegna del Nobel nel 1996. Nel suo discorso dice che essere poeti è quasi imbarazzante. Nessuno si dichiara poeta. Dice: io stessa sono imbarazzata, non sono mai riuscita a dare risposte nelle mie poesie. Io narro il percorso. Il verso più bello sull'amore l'ha scritto nella poesia Ogni caso. È facile scrivere di un amore infelice, mentre è molto difficile scrivere di un amore felice. Per la Zimbowska l'anima è qualcosa che appare e scompare. Quando soffri e stai male, l'anima scappa. Per l'anima è come se riempisse dei vuoti, ma è come una resistenza. Nel conto finale l'anima non c'è. È la resistenza proprio alla morte.
Vorrei ricordare un'altra bellissima poesia della Szymborska sull'11 settembre. Sappiamo bene che nelle settimane che seguirono l'attentato dell'11 settembre accadde qualcosa di inaspettato. Sui quotidiani e fra la gente comune iniziarono a rimbalzare versi e poesie del passato, principalmente con due intenti: da una parte alleviare la sofferenza, dall'altra parte tenere vivo il ricordo delle vittime. Fra le istantanee più surreali dell'11 settembre c'è una foto drammatica, che è divenuta celebre con il titolo The Falling Man. La fotografia scattata da Richard Drew ritrae un uomo che nel tentativo di fuggire dall'inferno di fuoco della torre si lancia precipitando nel vuoto. È a questa immagine che Szymborska si ispira per scrivere un componimento in memoria dell'11 settembre 2001. Ve lo leggo. Saltarono dai piani in fiamme, giù, uno, due, altri ancora più in alto, più in basso. Una fotografia li ha colti mentre erano vivi e ora li preserva sopra il suolo, diretti verso il suolo. Ognuno di loro ancora intero, con il proprio volto e il sangue ben nascosto. C'è ancora tempo perché i loro capelli siano scompigliati e perché chiavi e spiccioli cadano dalle loro tasche. Essi si trovano ancora nel reame dell'aria, entro i luoghi che hanno appena aperto. Ci sono soltanto due cose che posso fare per loro: descrivere questo volo e non aggiungere una parola finale. Due mesi dopo l'attentato, la rivista Poesia apriva il numero di novembre con una sezione monografica dal titolo, direi, piuttosto eloquente, New York Anthology. Fu infatti a partire da quel dilagare di poesia che i direttori della rivista invitarono i poeti italiani a contribuire a una mini antologia dedicata all'evento. Fra gli autori ci furono grandissimi poeti, quindi non solo la Szymborska, ma vorrei citare un'altra poetessa che tra l'altro abbiamo trattato nella prima lezione, Alda Merini. O New York notturna del nostro amore, così decapitata, ogni tua luce è stata il vagito della nostra poesia. Tu non puoi morire quando sogni, poiché noi italiani ti abbiamo cullato tra le nostre braccia. Penso che l'amore sia una grande torre, una torre addormentata nel cuore della notte. Ma questi giganti che ormai non parlano più hanno sepolto sotto le loro macerie anche i nostri sospiri d'amore. Quando la sera si stendeva sopra un tavolo come un paziente in preda alla narcosi. La scossa generata dal crollo delle grandi torri gemelle fu tale da smuovere la lirica mondiale, richiamando i poeti a uscire dalla loro soggettività per occuparsi di un fatto collettivo. L'immagine delle torri che crollano si è impresso nell'immaginario collettivo con la forza di una fotografia che abbiamo non solo visto e rivisto, ma anche scomposto in infiniti dettagli. Vi ringrazio e vi saluto con un piccolo compito. Ricordate quel terribile giorno, quell'11 settembre del 2001? Scrivete anche voi ciò che avete provato. Vi ringrazio e vi saluto. Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce. Il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce. Il cielo nega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana. Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, si ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, si ubriaca di stelle. Rieccoci. Bentornati a Libri Dentro.
Oggi, come ogni martedì, il nostro spazio è dedicato al laboratorio di Constitution On Air, dove un gruppo di ragazzi ogni volta intervista un ospite su uno degli articoli della nostra Costituzione. Oggi si parlerà dell'articolo 4, in particolare di diritto al lavoro, e con noi ci sarà Maurizio Marighelli, garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna. Ma prima di passare la parola a Carla, che intervisterà Marighelli, voglio parlarvi veramente in un minuto di Ezio Bosso. Da qualche giorno Ezio Bosso non c'è più. Ezio era un grande musicista, un pianista, un direttore d'orchestra e compositore. Ha fatto emozionare l'Italia intera con la sua esibizione a Sanremo del 2016, ma soprattutto è diventato un esempio per chi, nonostante la malattia, riesce ad andare oltre e a trasformare la sua vita in qualcos'altro. Ezio aveva una malattia neurodegenerativa che lo ha costretto a stare in carrozzella e negli ultimi anni gli ha impedito anche di suonare il piano. Ezio, come altre persone che in questo momento sono malate, è riuscito a non rimanere rinchiuso nelle sofferenze del proprio corpo, che a volte è una cella, nel senso, a volte non si riesce ad andare oltre i propri limiti fisici. Dunque non si è fatto sopraffare dalla malattia, ma ha cercato di trasformarla in uno stimolo ad andare avanti e a continuare a fare musica. Vi lascio con alcune sue parole in un'ultima intervista registrata qualche giorno prima che lui morisse per Rai News 24. Ascoltiamolo. Allora, ripartiamo dalla musica, dall'ultima, da quando, come ci siamo visti l'ultima volta. L'ultima volta che ci siamo visti tu avevi detto: è un dovere portare la musica nelle case degli italiani. Aprite le finestre, mettete questa musica a tutto volume e facciamo in modo che sia un grande concerto per le strade. Sei stato profetico. Poco dopo questo concerto è stato più che necessario, obbligato e doveroso, no? Guarda, sono un po' preso perché delle immagini della mia orchestra mi commuove. Perché, vedi, i diritti a volte possono essere sospesi, lo sappiamo. Ma la musica è una necessità, come respirare, come l'acqua. Ed è questa una delle cose a cui pensare tutti insieme. La necessità di darla a tutti è la necessità di un musicista, di distribuirla e far star bene. Ma la musica non ha bisogno di molto. Il punto è che ha bisogno di visione. Ha bisogno di speranza, ha bisogno di far vedere che c'è, che ha una funzione e quella funzione viene presa sul serio da tutti, viene distribuita. Soprattutto non è tanto ciò di cui ha bisogno la musica, ma il paese e la società. Siamo noi che abbiamo bisogno di lei. Il potere magico della musica è infinito grazie a quella partitura. Perché ci rende tutti uguali, perché ci rende tutti un'unica società che lavora per essere migliore, perché ci dà speranza, perché ci rende umani per davvero, fuori da tutti i solipsismi. No, la musica sussurra e ci svela la vita. E allora grazie Ezio, grazie come sempre di essere stato qui con noi. Suoniamo come se fosse la prima o anche come se fosse l'ultima volta, suoniamo sempre come se fosse un momento così importante. E viviamo sempre come se fosse la prima volta, respiriamo sempre come fosse il primo respiro e come se fosse l'ultimo. Grazie Ezio, grazie. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici e benvenuti a una nuova puntata di Constitution On Air. Sono Carla e oggi parliamo dell'articolo 4 che recita: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il nostro Stato riconosce il diritto al lavoro e si impegna a mettere in atto delle misure che rendano effettivo questo diritto, tentando di dare delle opportunità concrete. Ma perché è così importante il lavoro? È una domanda che a malapena ci poniamo, è scontata. Lavorare serve a sostentarci economicamente, ma non solo. Il lavoro ci forma, ci rende ciò che siamo.
ha una dimensione cruciale ed è per questo che la Costituzione tenta di proteggerci. Ognuno di noi, secondo l'articolo 4, può scegliere liberamente il lavoro che vuole. Nessuno ce lo impone, a patto che questo lavoro contribuisca al progresso della società. Ognuno dà il proprio contributo, ciascuno, come in un quadro, con il suo lavoro riempie una parte di tela, la dipinge. I lavoratori hanno lottato per anni per ottenere i loro diritti, a volte vengono tutelati, a volte meno. Oggi ci sono tante disparità occupazionali, tra uomini e donne, tra nord e sud, tra etnie. Oggi tanti lavorano in nero, tanti un lavoro purtroppo lo vorrebbero, ma non lo trovano. Lo Stato prova a sostenerci, a seguirci. Noi, nel nostro piccolo, che non è mai così piccolo come sembra, teniamoci stretta la strada della legalità e i nostri diritti. Non dobbiamo barattarli mai. Il lavoro non è una merce. I lavoratori non sono una merce. I nostri diritti non sono una merce. L'Italia si costruisce sul lavoro di ognuno, ogni tipo di professione, dalle più umili, a volte invisibili, alle più note, porta avanti il paese. Ecco, proprio su questo voglio leggervi una poesia. Si intitola I nomi delle strade di Nino Pedretti. Le strade sono tutte di Mazzini, di Garibaldi, sono dei papi, di quelli che scrivono, che danno dei comandi, che fanno la guerra. E mai che ti capiti di vedere via di uno che faceva i berretti. Via di uno che stava sotto un ciliegio, via di uno che non ha fatto niente, perché andava a spasso sopra una cavalla. E pensare che il mondo è fatto di gente come me, che mangia il radicchio alla finestra, contenta di stare d'estate a piedi nudi. Perché questa poesia? Perché il mondo, Italia, è fatta di persone e lavoratori che non hanno strade intitolate, ma che in fondo ogni giorno le percorrono e le costruiscono. Abbiamo ospite qui con noi il garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna, Marcello Marighelli. Buongiorno, garante. Diciamo che nel percorso della rieducazione e del reinserimento ha proprio grande importanza per il detenuto lavorare. I numeri dimostrano però che nel corso degli anni sono aumentati i detenuti e non i posti di lavoro a disposizione all'interno delle carceri. Ciò di cui abbiamo bisogno non è sicuramente ulteriore normativa. C'è la possibilità normativa di svolgere tantissime attività lavorative, però ci mancano gli aspetti fondamentali. Intanto mancano gli spazi per svolgere il lavoro e le carceri non sono state costruite per il lavoro dei detenuti. Le donne guadagnano molto meno degli uomini e sono anche molto meno impegnate degli uomini perché vittime di un sistema patriarcale. Anche in polizia penitenziaria c'è un grande divario occupazionale tra uomini e donne. Questo corpo infatti è stato aperto alle donne solo negli anni 90 e queste possono accedere solo alla sezione femminile. E se così non fosse? Quello che penalizza, se vogliamo parlare di lavoro pubblico ma anche di lavoro privato, è l'accesso alle carriere. L'accesso ai posti di responsabilità. Ora, nell'amministrazione penitenziaria dobbiamo però dire, almeno nella nostra regione, che abbiamo a che fare con molte direttrici donne, con molte anche comandanti della polizia penitenziaria donne. C'è ancora una cultura un po' arretrata, forse troppo paternalistica, che a volte vuole così esonerare le persone che si ritengono costituzionalmente più deboli da certi lavori. Io credo che questo sia un atteggiamento sbagliato e credo che si dovrebbero superare. Poi credo che le persone, tutte le donne, gli uomini, poi sanno da sé stabilire che cosa va bene per loro e che cosa si può fare. Io non vedo nessun impedimento ad un pieno utilizzo anche del personale femminile all'interno delle carceri. Va detto però che noi come garanti, ad esempio, abbiamo molta attenzione che ci siano comunque delle cautele, ad esempio nelle sezioni femminili e per le perquisizioni e per certe situazioni di contatto molto stretto. È chiaro che deve essere rispettato il diritto della persona detenuta ad essere a contatto con una persona del proprio genere. Senza lavoro in carcere si rischia di ricadere nell'ennesima frustrazione. Cosa si sente di consigliare a coloro che ci ascoltano? Su cosa fare leva?
La scarsità del lavoro è una realtà. Spesso quando io ne parlo con altre persone sento dire che la scarsità del lavoro c'è anche fuori. E qui c'è un discorso difficile, molto sdrucciolevole, che mi trova molto perplesso. Ecco, io non vorrei mai che si affermasse che il lavoro, per quanto scarso, ha comunque, diciamo, una graduatoria per cui deve essere assegnato prima alle persone libere e poi alle persone in carcere. Io, nella mia esperienza lavorativa, ho vissuto una rivoluzione che c'è stata nel 1987, quando la legge ha stabilito che i detenuti avevano lo stesso diritto delle persone fuori dal carcere di iscriversi alle liste di collocamento. Io credo che più di tutto bisogna fare leva sulle persone e prima di tutto chi è in carcere deve fare leva su se stesso. Cioè, fare leva su se stesso nel senso di cogliere tutte le occasioni, perché le occasioni in carcere sono tantissime, tutte poi alla fine possono anche ricondursi al lavoro. Di fronte alla scarsità di risorse bisogna aprirsi alle esperienze e soprattutto bisogna cercare un rapporto con le persone. Io credo, se posso dare un consiglio, non ne do mai, però se posso dare un consiglio è quello di cercare dei rapporti con i volontari, dei rapporti con le persone esterne, anche fuori dalla propria cerchia familiare. È importante che sia stata prevista la possibilità di avere colloqui così, con questo sistema a distanza, non solo con i cosiddetti congiunti, ma con tutti, anche con le persone esterne, che possono dare quella, così, aiutare un po' tutti ad aprire di più il proprio orizzonte. E secondo lei il fatto che la fedina penale incida sulla ricerca del lavoro non è una pena aggiuntiva della società? È una pena aggiuntiva che non dovrebbe esserci. Io sono affezionato ad una frase di Simone Weil, una filosofa che amo molto, che vedeva nella punizione un'opportunità, perché estingue la colpa. La punizione estingue la colpa. Ecco, questo principio secondo me andrebbe affermato e scritto nelle leggi. Chi ha subito la punizione ha pagato, la colpa dovrebbe essere estinta e non si dovrebbe più pensare a nient'altro che a un ritorno a pieno diritto nella società. Siamo ancora molto lontano da questo. E allora, se anche qui possiamo dare un consiglio, scrivere. È importante quando si è in carcere, se non si ha una grande capacità di scrittura, cercare di frequentare la scuola, scrivere a tutti, scrivere, non stancarsi, scrivere i servizi sociali, scrivere i centri per l'impiego, bisogna scrivere e presentarsi. In relazione proprio a chi fornisce chi aiuta il detenuto a trovare un lavoro, possiamo dire che comunque il detenuto ha una certa poi responsabilità nei confronti di chi l'ha aiutato, quindi anche una responsabilità nei confronti del lavoro che gli è stato offerto? Tutti dobbiamo essere responsabili di quello che facciamo e di quello che realizziamo. Non è che il detenuto ha una maggiore responsabilità, io non ci credo a queste cose di gratitudine speciale, non c'è niente di speciale. Io ho conosciuto nella mia vita, ho lavorato molto negli uffici di collocamento, sono stato all'ufficio di collocamento di Bologna, sono stato il responsabile di quell'ufficio e vi posso dire che i datori di lavoro non hanno nessun problema ad assumere anche persone che sono state in carcere, se queste persone sanno fare e hanno voglia di fare. Ci sono tante capacità nelle persone che sono in carcere, così come ce ne sono tante all'esterno. Anzi, proprio in un intervento che ho avuto l'opportunità di fare, io ho ricordato i detenuti che lavorano in carcere e tengono in piedi il carcere, lavorano nelle cucine, fanno le pulizie. Tutti i lavori che tengono in vita il carcere vengono fatti in gran parte dai detenuti e ne faranno, credo, sempre di più se vogliamo anche estendere la possibilità di lavoro per i detenuti. E forse fu per gioco o forse per amore.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata. I nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto e a domani, sempre qui, a Liberi Dentro. Che gioco a carte e bevo vino.